Hello, our video talks of the day. Yes, first of all, it's a Friday once again, that's every Friday. I shaved my beard with this fantastic electric blue, black and grey razor, only 8 euros, very cheap, very great. E però preciso sempre che ogni 2 settimane questa parte taglio, infatti, e ogni settimana questa. Questo perché? Perché non se avesse mai seguito i miei report e i miei video pensieri del venerdì. Il mio modello è Aragorn, il Signore degli Anelli, nonché, come ripeto sempre, assomiglio a lui, né tantomeno l'attore protagonista Viggo Mortensen, tra l'altro rivedremo tra poco, cioè io non l'ho visto ancora, il nuovo film di David Cronenberg, suo attore feticcio, adesso se conoscete bene David Cronenberg, ma dicevo semplicemente perché quello è un modello sia di capelli che di barba mia, quindi questo è il motivo. Poi, It's a Friday Once Again, The Saturday Friday, I've seen my favorite show in cinema, conducted by Gigi Marzullo on the main channel Rai 1, the program above show is called The Cinema Cinematographer. Ripeto, programma in cui si commentano i film usciti in settimana da parte di attori e critici presenti in studio in collegamento, ma anche da parte di attori ad uscita sala dopo la proiezione del film, ma soprattutto il conduttore pronuncia all'inizio, in chiusura, ma anche durante certi momenti della trasmissione, la seguente frase, cult inventata da lui sul cinema. Buonanotte cari amici di Rai 1, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti. Eh sì, il cinema è sogno, il cinema, cinema is a dream, cinema is a culture, cinema is a freedom. Create truth, come ripeto sempre. Then it's a Friday once again, it's a very Friday. I watch my favorite show also on cinema this night, questa sera, this evening. Il programma su arte su Rai 5, canale 23, called Art Night. Appunto, programma sull'arte, si parla di artisti molto importanti, ma anche quelli meno noti, ma comunque. Quest'anno condotto la Neri Marcorè, comico italiano, ma programma sempre molto interessante che consiglio agli italiani presenti qui o a chi si iscriverà magari in futuro italiano al canale. Poi, it's a Friday once again, the Saturday Friday, I'll upload, credo se tutto va bene, il 40esimo, 40th episodio of My Music Serie, Bovello by Mr. Lynch, perché è lui che ha inventato ovviamente la frase cult su It's a Friday Once Again, anche se non so proprio come sempre su che cosa sarà l'episodio. Di sicuro so che oggi in realtà caricavo, anzi era venerdì 4 giugno, ma comunque come fatto che era il primo venerdì di giugno ci troviamo. Sì, di questo venerdì l'anno scorso, il primo venerdì di giugno che era il 4, caricavo proprio diciamo il primo video su It's a Friday Once Again in cui riunì, qui si può dire che la serie è iniziata in quel momento, infatti poi da me. Come spiegato anche altre volte, è stato modificato il titolo del video successivamente e l'ho chiamato episodio pilota. Episodio pilota in cui inserì praticamente tutti i venerdì, scusate, l'ultimo venerdì di aprile, tutti i venerdì di maggio e l'ultimo di giugno, però quell'episodio è un episodio a cappella. In realtà, solo successivamente, mi sembra a luglio, anzi a settembre addirittura, io pensai di fare questa serie e quindi da settembre, cioè a settembre, modificai in realtà il titolo del video. Quindi divenne il primo episodio della serie a tutti gli effetti da quel settembre l'anno scorso, nemmeno da luglio, quando in realtà a luglio, mi pare a metà di luglio, fine luglio, non ricordo, feci inserire il primo motivo musicale appunto sempre su quell'episodio lì, sull'episodio pilota, e poi appunto quel diciamo video di venerdì di luglio, diciamo, diventò l'episodio 1 che ripeto, era sempre lo stesso. È sempre l'episodio pilota, però con l'inserimento della musica, ma questo chi ha seguito tutta la serie lo sa. Ad ogni modo, invito anche a vedere il mio video in cui spiegavo questo fatto It's a Friday Once Again, il fatto di come in realtà anche un altro utente abbiamo inciso sulla modifica del tono da parte del maestro l'anno scorso, a partire dal venerdì 29 aprile, ma invito a leggere, diciamo, informarmi su tutto questo, a vedere il video che feci, un video che feci a gennaio, se non erro. Su It's a Friday Once Again, dopo che un utente, tra l'altro c'è il video con maggiori visualizzazioni, mise il suo video su It's a Friday Once Again, video in cui appunto riunì tutti e 70 i venerdì, diciamo, dell'anno, cioè su 70 tutti i venerdì dell'anno, mi ricordo quanti sono. Comunque, dopo il video di quest'utente, il video più visto su It's a Friday Once Again, con oltre 70.000 visualizzazioni, io feci questo video in cui parlai di un paio di cose, tra cui il fatto che sono stato in realtà il primo a caricare un video effettivamente su It's a Friday Once Again. Però appunto, perché non ce la faccio col tempo, forse scrivo qualche altra cosa in descrizione, ma in generale
metto il link in descrizione di questo video, se qualcuno se lo fosse perso andasse a rivedere che ho scritto che Linio parla ampiamente. Eh sì, quindi questo comunque vedremo, e quindi può essere che in realtà oggi finisca la prima stagione dell'It's a Friday Once Again, cioè in grazia, in virtù di questo fatto, inizi la nuova serie che chiamerei o la seconda stagione o The Return. Vedremo un po', anche se non sono sicuro, potrei anche fare un continuum, 40° episodio normale, comunque decideremo. Potrei anche prendermi una pausa perché in effetti sono anche un po' stanco. Vedremo, non lo so, però come dico io sempre, caccio sempre qualcosa dal cilindro, vedremo. Vedremo, l'importante è che voi state aggiornati con queste cose che vi ho col canale, se vi interessa in generale. Poi, credo che pensavo alla pezzi successivi da stira, ma pezzo successivo, ma ne parlo credo domani, che ancora non è pronto, se non addirittura dopodomani, per cui su questo ci aggiorniamo poi, ne parlo meglio appunto tra domani e dopodomani, penso più dopodomani. Soprattutto, la lascio come ultima cosa, ma la cosa più importante, I was also thinking about that beautiful donuts, anzi, graffa napoletana, giunta, graffa napoletana con la cioccolata, con la Nutella, che ho mangiato ieri, davvero straordinaria. Non so se avete visto il frammento all'inizio del video, penso proprio di sì. Tra l'altro, come sempre, la musica è mia in sottofondo, sempre maggiori informazioni su questo nel punto in descrizione. Dovrebbe essere o Dance the Rhythm Man sullo sax, in genere metto sempre, o Freshly Squeezed, due pezzi sognanti di Twin Peaks. Sì, però pensate che, credo di aver, pensate, era, sì, davvero sensazionale, non potete capire, certamente non come i donuts, le ciambelle di Twin Peaks, tutto rispetto sempre, ma la graffa napoletana la metto subito dopo. Chissà che mi ha mangiato la graffa napoletana lo sa quanto è straordinaria, specialmente queste graffe giganti. Però credo di aver fatto un grande errore, la dovevo mangiare a stomaco vuoto. Tra l'altro poi, anche se avete visto, ho condito anche insieme ho mangiato anche la Nutella, con un'altra mia cosa preferita. Andate a vedere la mia playlist sul cibo, My Damn Fine, sulle mie dolci preferite praticamente alla playlist. Comunque, anche appunto una tazzinella Nutella mi faccio spesso insieme al gelato, i cereali e un po' di biscotti. Quindi, dicevo, però ho fatto un errore non solo perché l'ho mangiato a stomaco pieno, ma anche perché ho mangiato quest'altra cosa abbinata con la tazzina col gelato e la Nutella. Infatti poi è stata così pesante che, da mangiare così, che praticamente ce l'ho fatta, diciamo, giusto giusto, a finirla tutta, davvero che lo stomaco pieno non ce la stavo per fare, stavo lasciando un po'. E poi pensate che la cioccolata, la Nutella, anzi, in realtà non so se fosse vero cioccolata Nutella, penso più Nutella per il sapore. Comunque, pensate, era talmente tanta che è caduta tutta sul cartone, sulla carta. E credo che io ve l'ho fatta vedere anche questa cosa. Sì, quella cioccolata che è rimasta sulla carta, pensate, è caduta mentre la mangiavo, ma già c'era, tra l'altro, già c'era una parte di cioccolata prima che la mangiavo sulla carta. Quindi pensate un po' di che bomba si trattava. Sicuramente avrò fatto venire la fame a Sara, sono quasi sicuro. Però Sara era davvero buona, veramente. Non ce l'ho fatta, ripeto, che se non me la devo mangiare qua a stomaco vuoto, deve essere la mia cena. Ho mangiata sul tardi dopo cena, insomma, all'una, alle due. Però appunto non so la gente come fa, addirittura c'è gente che si mangia non solo, ma una, due, tre cose di queste anche a stomaco pieno. Non so come fa, non ce la potrei mai fare, già una è tanto, ripeto, ho sbagliato perché forse a stomaco vuoto me la sarei goduta totalmente, però comunque ce l'ho fatta, è stato un piacere unico, sensazionale, davvero straordinario, e spero che ho fatto sognare qualcuno con gli occhi, sì appunto, sì, credo di aver detto tutto, nel caso mi venisse qualche altra cosa in mente, come al solito, aggiungo in descrizione. Have a great day again!